Ma buongiorno a tutti e scusatemi per il ritardo, ma è stato una giornata un po' complicata. Allora, la Regione continuerà ad essere vicina agli agricoltori come ha fatto fino ad oggi e come continuerà in futuro. Io credo che qualcosina delle promesse che per esempio in campagna elettorale avevo fatto inizi a muoversi, per esempio in campo di collegamenti, diciamo, telematici, si continuavano a contestare della impossibilità. Non lo so se siano stati risolti, sicuramente sono stati affrontati come problemi. Il Presidente Prandini mi conferma che sono state fatte una serie di incontri con i rappresentanti di Lombardia Informatica per cercare di risolvere il problema. Stiamo cercando di andare verso una sburocratizzazione, abbiamo nominato il comitato proprio sulla sburocratizzazione per cercare di rendere un po' più semplici le procedure e i rapporti tra Lombardia e mondo dell'agricoltura. E poi abbiamo fatto una visita a Bruxelles proprio per cercare di ottenere anche dall'Europa quello che purtroppo temo sarà un problema sul discorso della PAC. Abbiamo parlato a lungo, stiamo cercando di mediare, la presenza con il ministro ho già parlato, ho già detto come il commissario sarebbe disponibile a chiedere e magari cercare di ottenere che dei fondi in altri capitoli possano essere trasferiti all'agricoltura. Sono convinto che il ministro si darà da fare e cercherà di ottenere questo risultato. Noi da parte nostra come regione abbiamo già avanzato una richiesta in questo senso. Quello è sicuramente un problema tra i più presenti in questo momento. Poi su tutto il resto è chiaro che ci sono tanti piccoli grandi problemi, anche sul contenimento della fauna selvatica qualche provvedimento è già stato preso. Credo che l'ottimo assessore Rolfi abbia già dimostrato di voler dare risposte concrete alle necessità e ai problemi del mondo agricolo. Per il resto, da parte mia, come è sempre stato, c'è una particolare apertura verso il vostro mondo, c'è una volontà di sostenere le vostre fatiche e il vostro lavoro. E quindi man mano che si dovessero presentare altri ed ulteriori problemi saremo pronti ad affrontarli con la massima attenzione. Grazie.